tema di questa settimana è preso dalle Recreation Mathématique et Physique di Usanen del 1696 e ha come protagoniste tre donne che vanno al mercato. Allora, nella versione originale di Usanen le donne al mercato vendono le mele. Nella versione di Montucla, quindi nell'edizione della Recreation del 1778, le donne vendono le pernici, e in un'altra edizione tradotta in inglese del 1803 le donne vendono le uova. Noi restiamo fedeli a Usanen, diciamo che queste donne vendono le mele. Una curiosità, Usanen non lo dice, ma ce lo svela Montucla nell'edizione del 1778. Questo problema, come svariati altri delle Recreation, è preso dall'Antologia Palatina, una raccolta di epigrammi greci compilata nel X secolo d.C. a Bisanzio, all'interno della quale il dodicesimo libro è composto proprio da una serie di enigmi e indovinelli matematici. Allora, arriviamo al problema. Tre donne vanno al mercato a vendere delle mele. La prima ne vende 10, la seconda ne vende 25 e la terza ne vende 30, adottando tutte lo stesso prezzo. Al termine della giornata si ritrovano e scoprono di aver guadagnato la stessa somma. Com'è possibile? Per la soluzione, come sempre, ci vediamo tra qualche giorno.